Il commissario ha esposto ai creditori presenti la sua relazione ex articolo 172 della legge fallimentare, che è un tomo di 100 pagine, quindi difficilmente erano state lette o meglio metabolizzate dai creditori. Lui ha fatto un riassunto, i creditori hanno avuto le spiegazioni che dovevano avere, c'è chi ha già espresso il suo voto, chi dovrà ancora esprimerlo da oggi ai 20 giorni che seguiranno. Insomma, io sono moderatamente ottimista. Senta, oggi quanti hanno votato favorevolmente? Abbiamo voto favorevole ad oggi pari al 32% del credito in chirografo, che è un voto, che è un numero abbastanza importante. Mancano alcuni creditori significativi, stiamo attendendo che si esprimano e confidiamo che l'espressione di voto sia a favore della proposta concordataria. Dovete raggiungere il 50%, giusto? Almeno il 50%, speriamo di avere una maggioranza un pochino più larga, insomma l'impegno profuso, l'attenzione e anche il rispetto per creditori che esprimono molta amarezza e con ragione, perché chi contrae col pubblico ha la presunzione che i suoi crediti vengano onorati dal pubblico e purtroppo in questo caso questa cosa non avviene. Per me moralmente è veramente cosa che crea a me e all'amministratore delegato grandissimo imbarazzo, però così è purtroppo. Una curiosità, ci chiedevamo qual è la differenza fra i privilegiati e i non privilegiati, perché i privilegiati hanno il 100%, qual è il criterio che le definisce privilegiati? Ci sono più criteri stabiliti dall'articolo 2751 bis del codice civile. La legge stabilisce quali crediti sono in privilegio, ad esempio le cooperative, i lavoratori, il fisco, i coltivatori diretti, gli artigiani godono di privilegio, i professionisti godono di privilegio e poi invece ci sono i fornitori normali che invece sono privi di privilegio. E questi ultimi, e solo questi ultimi, hanno diritto a esprimere il voto. Nel nostro caso i creditori in privilegio è previsto siano pagati al 100%, mentre i creditori in chirografo purtroppo è previsto un pagamento del 25%.